Salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e benvenuti in una nuova puntata su Subnautica qui con il nostro Pino lo Schiantino. Quest'oggi cosa andremo a fare, signori? Come promesso, quest'oggi andremo a fare il costruttore di habitat, quindi cercheremo di trovare le componentistiche adatte per poi costruire il microprocessore e la cavetteria. Come si fa il microprocessore e la cavetteria? Andiamo a vedere insieme. Il microprocessore si fa con un campione di lastra di corallina. L'altro pezzo che ci serve, l'altra componente che ci serve è l'oro che abbiamo e il filo di rame. Tranquillo, silenzio, niente F8, non voglio segnalare nessun bug. Per fare il filo di rame ci servirà il minerale di rame, quindi quest'oggi andremo alla ricerca del minerale di rame. Poi abbiamo bisogno, oltre al processore, la cavetteria. Per poter fare la cavetteria, signori, abbiamo bisogno d'argento e ne abbiamo solo uno, quindi abbiamo bisogno di rame e argento. Quindi adesso noi ci tuffiamo negli abissi, mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su e andiamo insieme a trovare questi minerali. Madonna, sta sempre qua questo. Mamma mia, sta sempre qua. Te ne vai? Bravo. Complimenti per l'esplosione. Ma questi sono pesci kamikaze, sono. Allora, qua non c'è nulla. Qui avevo trovato... Eccolo. Vediamo un po'. Argento. Non ci interessava, va bene. Poi... Vediamo un po'. Dai, minerale. Benedetto, rincornata di Puglia e Basilicata. È incredibile. Oh, 23 di energia. Abbiamo bisogno anche di una batteria, eh. Va bene. Noi ci facciamo sto costruttore maledetto di habitat. Ecco. Qui. Oro. Benissimo. Avevamo bisogno di oro? No, vabbè. L'importante... C'è qualcuno qui. Zolfo. Qui. Piombo, stiamo trovando tutto, signori, ma che cos'è? Troviamo tutto e non troviamo nulla. Qua non c'è nulla, signori, dobbiamo spostarci. Spostiamoci. Benedetta l'incornata di Puglia, tu qua stavi. Ok, scendiamo, negli abissi. Quarzo, prendiamolo. Questo. Titanio. Ma trovo tutto. Trovo di tutto, sì. Benedetto! Questi esplodi kamikaze. Ok, si è esploso? Sono felice. Si sta per consumare il nostro Seaglade. E sarà un problema perché poi dobbiamo uscire veloce. Dimmi che sei tu. Arge. Madonna, che sfiga, oh. Qui. Oro. Bene, ho trovato oro. Quarzo, basta che non ci rompe. Sapete. Madonna, benedetto. Esplodi. Ok, è esploso. Vabbè, scendiamo di nuovo. Negli abissi. Vai, negli abissi. C'è qua. Mi scusi, no. C'è qualcuno da queste parti? Non vedo nulla. Qui sotto. Ok, zolfo. Sempre zolfo trovo. Trovo nulla, non c'è niente. Non c'è nulla. Com'è possibile? Com'è possibile? Dai che c'è qualcos'altro qui. Per forza. Dai. Ecco. Rame. Che felicità, ho trovato il rame, oh lele, oh lala. Ok, abbiamo spento. Si è scaricato, molto bene. Quindi adesso ci dobbiamo spostare a piedi con la pedovi... Mio Dio, bene, io dico. Ma da me cosa vogliono questi ceffi? Morto? Abbiamo ancora spazio. Quindi dobbiamo assolutamente trovare qualcosa di... importante.
Dai, e fatemi uscire ciò che mi serve. Mi servirà l'argento. L'argento? Dov'è l'argento? Argento? Scusa. Ma mi scusi, se lei mi viene addosso, è normale che poi mi spruzza le sputazze là. Va bene. Allora, qua non trovo nulla. C'è proprio niente. Quindi noi ci spostiamo nuovamente. Sì, ma io non voglio spostarmi tantissimo, perché sennò poi succedono cose spiacevoli. E andiamo a trovare quest'argento. Dov'è l'argento? Dov'è il maledettissimo argento? Ma è possibile che non trovo nulla? Qui? Ecco, ecco. Dai. Dai. Cosa ho preso? Non lo so. Ho preso qualcosa, ma non lo so. Minerale d'argento. Oro. Oro. Ci serve il rame. Oro, oro. Argento, argento, oro. Ci serve il rame. Solo rame, signori. Solo rame. Oh, aspettate. Titanio. Va bene. Ci serve il rame. Datemi il rame. Di nuovo l'acqua. Ma che cacchio questo? Tieni, bevi l'acqua. Mamma mia, questo sta sempre assetato. Va bene, prendo questo. Prendo questo. Vabbè, ci spostiamo. Che cos'è? Qui sotto. Quarzo. Ecco. Titanio. Madonna, ma è possibile che trovo solo titanio? Rame. Oh, e il rame ci serve. Aspettate, devo risalire prima. Risaliamo prima e poi vediamo cosa c'è qui, eh. Aspettate. Aspetta, dimmi che minerale di rame. Sì! Signori, ci possiamo fare tutto per costruirci il nostro costruttore di habitat. Però prima di andare via, ovviamente voglio vedere qui sotto cosa c'è, perché più cose prendo meglio è. E il nostro, vabbè, abbiamo ancora un po' di spazio, quindi scendiamo un po' nelle profondità marine. Vediamo un po' di trovare qualcosa che ci può. Titanio. Cacchio del titanio. Per caso ci sono i kamikaze? Ci sono i kamikaze. Ci sono i maledetti kamikaze. Allora, da dove è uscito? Niente? Vabbè, niente. Va bene. Signori, penso di aver preso tutto ciò che ci serviva per costruirci il nostro costruttore di habitat. Scusate il gioco di parole, ma è giusto così, eh? Un costruttore di habitat è un costruttore di habitat. Quindi adesso ce ne andiamo all'interno della nostra capsula, che è a 100 metri, e ci facciamo sto benedetto costruttore, sperando di riuscire a farlo, perché sono davvero molto felice di riuscire a adesso vedere se con il costruttore di habitat possiamo allargare la nostra capsula, perché vediamo. Aspettate, andiamo, saliamo. Ok, siamo all'interno. Spegniamo tutto. Ricordiamoci di che dobbiamo farci ancora una batteria, anzi forse due. Quindi andiamoci a costruire la cavetteria, mentre filo di rame e cavetteria. Ok, quindi signori, adesso è il momento di vedere cosa ne viene fuori con il costruttore di habitat. Vi ricordo che non ho mai giocato e quindi non so che oh, possiamo farci costruttore di habitat microprocessore. Microprocessore, eccolo qui, facciamolo. E voilà, signori. Cavetteria avanzata. Acquad. Quante cose si può fare, quante cose si possono fare, costruire ed inventare. Capable of withstanding extreme environmental conditions. Benissimo, signori. Adesso, eccolo qui. Lo mettiamo qui. Cos'è che ho tolto? Ho tolto qualcosa?
Sì, il Siglade, però per il momento lo metterei qui e vediamo un po' come funziona. Eccolo. Madò. Fondamenta. Compartimento. Ah, ci serve il piombo. Ok, titanio. Bellissimo. Ecco, stanza multifunzione, ingredienti sconosciuti. Rinforzo. Poi abbiamo bisogno di connettore verticale. Per farci la sedia. Insegna. Bancone. Oh mio Dio, anche l'acquario. Acquad. No, fabbricatore, radio. Scale, bioreattore, contenimento alieno. No, ma è bellissimo. Pompa d'aria fissa. Pannello solare. No, vabbè ragazzi, ma dopo che mi avete fatto vedere questo, beh io, cioè, è proprio una cosa incredibile. No, io devo assolutamente fare queste cose. Quindi incominceremo a costruire in una maniera incredibile. Allora, la stanza multifunzione ci serviva però. Allora, incominciamoci a fare tutto ciò che ci serve. Il vetro. Vai così. Poi, qui non abbiamo più nulla. Qui ci facciamo un po' d'acqua. Nel frattempo, visto che sta calando un po' la fame e un po' la sete. Oddio, che figata. Abbiamo un messaggio. Ancora acqua. Va bene così. Vediamo un po'. Qui non possiamo far nulla. Questi qui non ci interessano. Va bene così. Apriamo il nostro scompartimento per poterci abbeverare. Ma abbiamo bisogno anche di cibo. E noi cibo non ce l'abbiamo. Avevamo bisogno di una batteria. Vediamo un po' se per fare la batteria ci serve il fungo acido. Fungo acido 1 e 2. Bene così. Eccola qui la batteria con il minerale di rame e batteria. Ci facciamo questo. E lo andiamo ad installare qui. Ok. Benissimo. Adesso, signori, una volta fatta la batteria, vediamo se abbiamo ancora. Abbiamo oro, argento. Va bene. Allora, ci serve del cibo. Quindi noi scendiamo un attimo. Andiamo nel reattore. Spegni qui. Ok. Prendiamoci un po' di cibo. 1, 2, 3. Vieni qui. 4 e 5. Andiamoci a sfamare. Fondamenta. Piombo. Ma noi il piombo ce l'abbiamo. Vediamo. Dov'è il piombo? Datemi il piombo. Ne ho preso in quantità industriale 1. Com'è possibile? Lo abbiamo sotto sicuro il piombo. Scendiamo. Apri. C'è il piombo qui? No, non abbiamo piombo. Quindi adesso andremo alla ricerca di piombo per ovviamente incominciare a fare la base della nostra struttura. Mia. Ok, vediamo qui. Dimmi che piombo. Che è? Caduto? Rame. Rame. Piombo. Sì. Sì, signori. Troviamo il piombo. Adesso qui da queste parti niente. Sali un po'. Ok, qui. Mamma mia benedetta, ma che è? Bravo. Sei scoppiato? Sono felicissimo. Andiamo da questa parte, torniamo. Vediamo se riusciamo a costruire qualcosa. Energia già al 76 però. Mamma mia ragazzi. Ok, si è fatto giorno. Quindi adesso possiamo capire come espanderci. Però non so se posso espandere in tutte le posizioni che voglio. Il problema è quello. Vediamo. Vedi? Me lo fa mettere qui, ma non so a cosa serva. Assolutamente non so a cosa serva. Così me lo fa fare. Perché mi fa fare una... Ah, ma forse per scendere sotto. Proviamo a costruire, ma davvero non so dirvi se sto facendo una cosa. Ok. Ok.
abbiamo costruito. Ah, ecco, vedi? Ah, bene. Abbiamo fatto le fondamenta. Adesso dobbiamo chiudere, probabilmente. Vediamo un po'. Per poter farci una base, non so assolutamente come funzioni. Ma questo a cosa serve? Questo tubo? A cosa? Non lo so. Mi sa che per poter incominciare a costruire abbiamo bisogno della stanza multifunzione. Per forza. Perché... sì, non mi spiego perché mi dà solo questi. Assolutamente. Sì. Ah, non abbiamo più piombo. Possibile. No, non abbiamo più piombo. Quindi dobbiamo farci prima, diciamo, le fondamenta. Poi trovare, ovviamente, la cosa principale, ovvero questo, la stanza. Perché se non abbiamo la stanza, noi non possiamo creare nulla. Con il vetro. Sì, per forza così, Ok. Sì, per forza così. È per forza così. Poi, ragazzi, voi sotto nello spazio commenti fatemi capire se sto facendo bene. Rinforzo. E che è sta cosa? Non mi interessa. Così abbiamo un portello. Allora, nella prossima puntata, prima che crepo, dobbiamo cercare di trovare la stanza multifunzione. Ma come troviamo la stanza multifunzione? Sarà molto difficile da scoprire. Comunque sono già felice così, perché sto incominciando a mettere le basi. Però io questo reattore lo devo spostare. O lo prendo, lo prendo e lo utilizzo quando mi serve. Però mi sa che prende assai, sì. Prende molto. Quindi o mi sposto e metto il reattore da una parte che non dia tutto questo fastidio. Tipo qui. Se lo metto qui, che succede? Vediamo un po'. No, perché fa troppo rumore. Eccolo. Vai. Prendi i pesci. Ok, è lì. La nostra casa è lì. E la costruzione è lì. Quindi tutto vicino. Ok. Apro un attimo questo contenitore perché ho acqua da queste parti. Benissimo. Non ho più nulla, quindi devo andarmi a ricercare assolutamente aerosacchi. Va bene, signori, io penso di chiudere qui. Abbiamo incominciato comunque a costruirci il costruttore di habitat, che non è una cosa brutta, anzi, abbiamo costruito una cosa molto utile. E abbiamo incominciato a fare le basi per la nostra nuova casa subacquea. Quindi molto probabilmente non ci dobbiamo creare un pezzo di astronave per fuggir via, ma di proprio abitare qui. Non lo so, va bene, poi vedremo andando avanti nel gioco. Però ci serve un habitat per mettere gli armadietti, per metterci davvero tanti accessori che ci servono per poi sopravvivere e poterci fare determinate costruzioni, come esempio, che ne so, la piattaforma mobile per veicoli, o comunque qualcos'altro come il cannone a propulsione, per poterci aiutare nella ricerca, nell'esplorazione e trovare nuovi materiali per poi fuggir via, molto probabilmente. Bacione, un abbraccione, ci vediamo nella prossima puntata, ovvero la puntata numero 6. Ciao a tutti! Quad.